Ma ragazzi, che cos'è questo posto super fresh? Questo, ragazzi, è il nuovo incredibile spaziale punto riparazioni 6 mm. Qui poi potrete venire a portarci tutti i vostri fucili con problemi, tutte le cose che vorrete modificare, tutti i vostri incredibili componenti, accessori da soft air, e noi ci occuperemo di montarli, metterli a posto, sistemarli e renderli spaziali. Sciocchezza a parte, ragazzi, questo è il nostro nuovo angolo riparazioni 6 mm. Qui voi potrete portare i vostri fucili, i vostri accessori da soft air, le vostre pistole, quello che è, e avrete un incredibile commesso 6 mm che si occuperà di riparare, mettere a posto e darvi udienza. Vi coccolerà, vi accudirà e vi darà tutto quello di cui avete bisogno per rendere il vostro piacevole viaggio all'interno di questo incredibile mondo del soft air un piacevole soggiorno in baita, in una malga di montagna, con le cape. Bene ragazzi, oggi facciamo finalmente un progetto custom per le CR4 Tango Down. È da un po' che mancava un progetto custom, oggi ve lo portiamo. Se siete interessati invece alla recensione del fucile, trovate il link in descrizione. Siamo non organizzati, figli. Vi pimperò questo fucile come una cazzo di macchina di GTA e lo renderemo veramente ancora più figo di come non già è, bebè. Quindi avvicinatevi ed entrate insieme a me nella tana di Bianconiglio. Va bene, partiamo sostituendo gli accessori già presenti sul fucile con qualcosa di più accattivante, partendo dal grip. Quindi abbiamo rimosso questo Tango Down Black per metterci un Tango Down più corto, invece tan. Possiamo fare la stessa cosa partendo rimuovendo anche i copri-slit laterali. Qui ci starebbe veramente molto bene una torcia. Va bene, rimosso il primo copri-slit, non resta che andare a rimuovere anche il secondo, mettendoci qualcosa tan a questo punto, no? Ta-da! Andiamo adesso ad equipaggiare invece il rail superiore. Cosa c'è di meglio di un mirino ibrido? Ve lo dico io, niente. Ovviamente però non ci può bastare solamente questo, sarà quindi necessario metterci anche un bellissimo EOTech. Ta-da! Comincia ad essere veramente molto croccante. Però andiamo a sostituire anche il calcio, che è un peccato perché è già molto bello, però ci starebbe bene qualcosina di tan, direi, per mantenere una temperatura colore identica. Ottimo! Proseguendo sempre col nostro rail superiore, non può mancare un bellissimo unpack, sempre tan, ovviamente. Ci siamo purtroppo fregati l'attacca di mira, ma non preoccupatevi perché l'andremo a sostituire con questo fighissimo mini dot flip up che andiamo a mettere giusto qui al posto dell'attacca di mira. Vai, 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 come ci sta bene questo bellissimo cazzo di bagaglio. Come vi ho detto, è flip up, quindi ci basta premere qui di fianco e lui scatta su. Molto molto figo, ragazzi. Teniamolo chiuso. Proseguendo, finendo sul davanti, abbiamo un silenziatore per andare a coprire lo spegnifiamma. Ta-da! Raga, poco figo è così. Ci avviciniamo alla fine, andiamo a metterci un caricatore diverso. Togliamo il copricaricatore PIMAG. E adesso direi che non ci resta che mettere i controlli remoti per la torcia e l'unpack. Andiamo a mettere quindi l'attacco del sistema remoto, prima per l'unpack. Mettiamoci l'attacco adatto e poi dopo andiamo a incastrarcelo dentro in modo tale che rimanga lì fisso. Molto molto figo, ragazzi. E concludiamo con l'attacco remoto da attaccare sull'impugnatura Tango Down. L'unico problema che abbiamo adesso è che su questa impugnatura corta Tango Down non c'è l'attacco per il controllo remoto, cosa che invece su quello originale avevamo. Bastava rimuovere questa parte qui svitando il tappino e si poteva andare a incastrare direttamente lì. Ma non abbiate paura, in quanto si può utilizzare il vecchio sistema degli elastici. Ci basta quindi recuperarne due di questi, posizionarlo dove vogliamo, senza fargli ovviamente premere il pulsante, sennò vi si attiva e vi si scarica la pila. L'altro sotto, così non si muove il bastone. Ta-da!
Questa è la customizzazione completa. Però, visto che l'avete vista a parte, direi che è ora di farvi vedere un po' di B-roll figo. Bene, passiamo adesso a una breve spiegazione di che cosa ci ho montato e perché ho deciso di montarci tutti questi piccoli amencoli e addobbi. Bene, partendo dal fondo abbiamo calcio QRS della UFC in colore tan. Motivo principale per cui l'abbiamo messo è per bilanciare un po' il davanti, che come potete vedere è diventato bello grosso con tutti i nostri accessori. Tra l'altro questo calcio offre molto più spazio per le batterie ed è un ottimo punto d'appoggio. Per il sistema di mira invece abbiamo un EOTech XPS 3.2, replica fatta dalla AIM-O. Ci permette di avere lenti molto nitide, è completamente in metallo, quindi estremamente resistente, monta batterie molto grosse che ci permettono quindi di avere una durata maggiore. Senza parlare poi del fatto che su questo modello non abbiamo i tastini di regolazione sulla parte posteriore, ma sul lato, si vanno quindi ad abbinare in maniera perfetta con il magnifier che abbiamo montato dietro. Per quanto riguarda il magnifier, è sempre prodotto dalla AIM-O, è a sgancio rapido, quindi si può ribaltare in maniera semplice e azionare nel caso si abbia bisogno di sparare su lunghe gittate. In questo proposito si parla sempre di un fucile che è di fascia alta, quindi ha una gittata sicuramente ottima e una precisione ottima, quindi perché non avere la possibilità di mirare più lontano e avere la possibilità di vedere più lontano, in quanto il nostro pallino poi ci arriva anche più lontano, ragazzi. Sempre seguendo in ordine troviamo un Ampeg 15 della Element con varie modalità, tra cui laser, torcia, laser e torcia e laser IR, che è quello per il visore notturno. Questo modello in particolare è veramente ben realizzato e oltre ad avere ovviamente un controllo remoto ci dà la possibilità, premendo una volta ovviamente e tenendo premuto, di attivare una delle varie modalità selezionate. Premendo invece due volte ci permette di mantenere quella modalità sempre accesa. Non dimenticatevelo acceso perché ci sono cazzo. Continuando con il nostro setup notturno troviamo una torcia M3X della Element sempre. Questa torcia ci permette di decidere se utilizzare il pulsante o il controllo remoto ovviamente, e cosa veramente molto figa è che rimuovendo questo tappino avremo un fascio di luce normale, mettendolo invece avremo un fascio di luce IR, che è quindi quello per il visore notturno sempre. Il remoto della torcia l'abbiamo incastrato in questo coprislitta Tango Down con incastro per remoto, veramente molto comodo, il remoto non si muove, non abbiamo bisogno quindi di elastici che possono andare a deposizionarsi dal loro loco. Concludendo il discorso sui sistemi di puntamento, sulla punta della nostra slitta superiore troviamo un mirino mini dot flip up sempre della AIM-O, che come avrete capito è la nostra principale scelta per i sistemi di puntamento 8 elettronici nel soft air. Dico nel soft air perché ovviamente non sono a livello di sistemi di puntamento veri, in quanto quelli hanno dei prezzi completamente diversi, ma sono comunque estremamente affidabili e raramente si starano. Il fatto che sia flip up ci permette una serie di vantaggi, primo tra i quali è che non andrà a dare fastidio agli altri sistemi di puntamento perché appunto sarà chiuso. L'altro vantaggio di tenerlo chiuso è sicuramente che quando non lo staremo utilizzando non ci sarà il pericolo che ci vada a finire addosso un pallino e ce lo vada a spaccare. È ovviamente ad intensità regolabile ed è veramente di ottima qualità, devo dire. Dulcis in fondo abbiamo questo bellissimo silenziatore a sgancio rapido che va diciamo a completare il nostro setup tan e a dare quel tocco in più alla canna. Per i caricatori invece la nostra scelta sono stati questi simili P-Mag realizzati dalla Castellan, replica ovviamente della Magpul, monofilari da 120 colpi con anche estrazione rapida, sempre replica Magpul. Sono veramente molto fighi e ci sembra che nell'insieme si vadano a sposare bene con tutto il nostro setup per il fucile, insomma. Ovviamente potete fare anche il contrario di quello che abbiamo fatto noi qui, ovvero metterci un caricatore colore tan e estrazione nera, che ci sta altrettanto bene. In conclusione, questo è il nostro setup per le CR4. Chiaro è che poi si può andare ad applicare un po' tutta la piattaforma M4, la variazione di peso sarà quindi notevole. Ovviamente non sarà necessario montare tutti questi accessori, starà poi a voi decidere cosa montare e cosa no, in modo tale da adattare il fucile alle vostre esigenze. Ovviamente se siete un bovino alato potrete riuscire a utilizzarlo senza problemi, come me. Ovviamente questa è la mia idea di customizzazione per il fucile, ognuno la può fare diversa, in quanto le customizzazioni ognuno le fa come custom gli pare. Ovviamente starà a voi decidere quale accessorio preferite montare. In negozio abbiamo un'intera parete con solamente dei calci, come abbiamo un'intera fila di EOTech tutti diversi, e stessa cosa si può dire per tutti gli altri accessori. Bene, questo è tutto quello che avevo da farvi vedere, mostrarvi, palesarvi su questo progetto custom. Scriveteci nei commenti se vi fa c***o o se vi
piace. Venite in negozio se volete vedere la caterva di accessori di cui disponiamo. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo video. Stay angry. Ma ragazzi, che cos'è questo posto? Beh, vi rispondo io, è l'angolo rotura della Lidl. Vi coccolerà in tutti i sensi possibili e immaginabili senza diventare un bordello. Avvicinatevi ed entrate insieme a me nella tana del bianconiglio. Presidente? Presidente? Sei... è un delitus. Ci vogliono il gruppo. Stop. Ah! Come vi ho detto è flip up, quindi ci basta premere qui e... porco di... Come potete vedere abbiamo un problema perché non ha gli innesti, ma è un problema che non è un problema, in quanto noi dovremmo avere dove cazzo sono gli elastici. Ah già. Dai, smettila! Anche di Kevin Spacey. Tua madre trovo sia bella. Ci stanno accoppiando, lasciali stare. Sgancio rapido. Pedro, fai un po' più così vicino al microfono, per favore. Grazie. Grazie. Quanto la customizzazione perché, ognuno... perché non stai zitto? Tua idea di va. Santo cielo. Oh, progetto custom. Spero vi abbia divertito voi tanto quanto ha divertito